Cosa ti fa pensare che io sia adatta come modella? Beh, forse tu non te ne rendi conto, Rosa, ma sei una ragazza molto attraente. Sei spigliata. Insomma, hai tutti i requisiti necessari. Senti, perché non dovresti sfruttare al massimo le qualità naturali che possiedi, eh? Non so molto delle modelle, ho solamente visto quello che fanno in televisione. Ridono e ballano, fanno pubblicità a tutti i prodotti. Non sembra poi così difficile, non credo. Ma di che si tratta? Che dovrei fare in questo posto? Come sarebbe a dire di che si tratta? Si tratta di una sfilata di moda. Indosserai dei begli abiti e dovrai camminare su una passerella, tutto qui. Eh? Sì, ma quello che voglio sapere è se è un lavoro di pubblicità o per una casa di moda o per qualcos'altro, non so. No, no, ora ti spiego tutto. Questa sfilata è organizzata da un'amica mia, capisci? È la prima volta che fa una cosa del genere. Sapete, è una bravissima persona. Però un po' strana, ma non preoccuparti di questo, poi ti dirò come trattarla, va bene? Ma la cosa più importante è che lo fa per guadagnare soldi. E visto che deve assumere delle modelle, ho pensato che anche tu potevi entrare nell'affare e guadagnarti qualcosa. E allora pagherà bene? Beh, non so esattamente quanto, però so che non è poco. Io credo che ti convenga accettare. Sembra una cosa interessante. Facciamo così. Ci penserò su, va bene? Ma certamente, pensaci. Vuol dire che ci vediamo stasera e mi darai la risposta, ok? Se hai deciso di accettare o no. Però io sono sicuro che ti convenga molto, eh? Beh, ciao, ci vediamo, donna Cannon. A più tardi. Ciao. Ciao. Mamma, che ne pensi di questa cosa? Non lo so, Rosa, però non mi piace. Lo so che ormai è fuori moda parlare male delle modelle, ma dove c'è stato il fuoco restano le ceneri. Per la gente le modelle devono essere per forza delle ragazze frivole, ragazze senza cervello, che passano da un uomo all'altro senza pensarci. Sì, ho capito, lo so quello che dicono, certo. Però tu mi conosci bene, mamma. Sai che faccio solo quello che voglio ed è difficile che riescano ad ingannarmi. E la cosa che mi interessa, mamma, è che questo lavoro vuol dire più soldi, capisci? Ed è proprio quello che voglio. Voglio più soldi perché tu e io si possa vivere meglio. Quello che io non voglio, invece, Rosa, è che la tua ambizione di avere più denaro per la nostra situazione, vedi, ti faccia commettere qualche brutto sbaglio. No, un momento, mamma. Io non commetterò più sbagli. Con Isaia soprattutto. È proprio Isaia la mia più grande preoccupazione. Specialmente dopo tutto quello che mi ha detto Diego. Diego? Eh sì. Ma che ti ha detto Diego di Isaia? Mi ha detto che non è un uomo di cui ci si può fidare. Che è un vero mascalzone e che tu dovresti stare molto attenta con lui. Oh, maledizione, mamma, ma si può sapere che cosa diavolo sta succedendo? Adesso tutti vogliono controllare la mia vita. Sembra che a tutti interessi sapere quello che faccio, che non faccio, quello che dovrei fare. Per favore, figlia, questa storia deve finire una volta per tutte, mamma. Ascoltami. E lo dico per te, lo dico per Diego e lo dico per tutti. Io so quello che faccio e sono io che decido cosa fare ogni giorno. Ma cara, per favore. Sono io che decido della mia vita. Professore, vorrei avere chiarimenti riguardo quello che è successo. Si riferisce all'incidente con la ragazza? Proprio così. Quello che è accaduto è semplicemente inaudito, signor Marquez. È stata una mancanza di disciplina veramente sorprendente. Lei non avrebbe dovuto rispondere come ha fatto. Sì, lo so, però che cos'altro potevo fare? Il suo comportamento è stato talmente assurdo che ho pensato che quella era l'unica reazione che avrebbe capito. Bastava che ne avesse parlato con me immediatamente. Avrei potuto dare la giusta punizione alla ragazza. Adesso non posso fare più nulla, perché lei mi risponderebbe, e con tutte le ragioni di questo mondo, che anche lei le ha mancato di rispetto. Mi scusi, direttore, ma preferisco che sia andata così. È molto meglio che mi incarichi io di questa storia. E poi non sono d'accordo sul fatto di punirla. Lo so che va in giro a dire a tutti che nutre un'avversione verso di me, ma io voglio agire con psicologia e preferisco appunto che imparino a rispettarmi con le buone. E anche con un certo umorismo, mi capisce? Non con l'imposizione. Lasci che le dica una cosa, signor Marquez. Io credo nella disciplina, sì. Sono molti anni che do lezioni e so bene come si trattano gli studenti. Però le assicuro che in 20 anni di questa professione
Non ho mai assistito a un fatto del genere. E tantomeno ho visto un professore che ha reagito come ha fatto lei. Le posso garantire che non si ripeterà. Direttore, stia tranquillo che molto presto impareranno a rispettarmi. Io spero che sia così. Desidero che non succeda mai più una cosa del genere. Va bene? D'accordo. Mi raccomando, io la lascio ai suoi alunni e le auguro buona fortuna. Buonasera. 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 Ciao. Senti, questo posto è mio, eh? Scusa. D'accordo. Come mai non è venuta? Cosa le sarà successo? Ciao. Ciao. Dai, papà, non puoi disdire l'appuntamento? Sai che non è possibile, Rosalia. Accidenti, proprio questa sera che ho degli invitati. Se tu mi avessi avvisato con un po' di anticipo, avrei potuto cambiare i miei piani, ma ormai è troppo tardi. Oh, ma papà, viene Alessandro e Consuelo, quella mia amica di cui ti ho parlato. Già. Ma è gente comprensiva, no? Sì. E allora? Però volevo che ci fossi anche tu. Ma invece non è possibile, Rosalia. Non posso disdire l'appuntamento. È con una signora, capisci? Oh, accidenti. Vuoi fare colpo, eh? Sì. Beh, allora non potresti invitarla a cena qui da noi? Perché non sei in grado di intrattenerli da sola? Certo che sono in grado. Però tu sei molto scortese. Volevo che parlassi con Alessandro del nostro matrimonio. Avevi preparato tutto, eh? Sì. È molto meglio che gliene parli tu per primo. Altrimenti penserà che non vedo l'ora di sposarmi. Il che corrisponde alla pura verità, se certo. Non sbaglio. Bene, facciamo così. Tu mi scuserai con Alessandro e la tua amica. Ed io alla prossima occasione ci parlerò, d'accordo? Ci stai? Oh, papà. Bene. Ciao, amore. Cattivone. Ci vediamo. Ciao, papà. Signorina? Sì? Per quante persone devo apparecchiare la tavola? 3. Mio padre non cena con noi. A che ora devo servire la cena? Il mio fidanzato finisce le sue lezioni alle 10. Perciò mangeremo verso le 10:30. Comunque ti avviserò io. Va bene, signorina, con permesso. Bello scherzo, papà. Mi hai mandato all'aria tutti i piani. E va bene. Aspetterò. Dai, Rosa. Brava, brava, vedo che non hai perso la mano. Sì, ma tu sei avanti di 30 punti. Oh, non preoccuparti di quello, mi raggiungerai subito. Vedremo. Così? Senti, Rosa, io credo che tu debba risolvere i tuoi problemi con il professore senza lasciar perdere gli studi. Mi ha messo in ridicolo di fronte a tutta la classe, Diego. Se non sbaglio, sei stata tu a iniziare il giochino. Sì, ma non pensavo mai che fosse così villano. Ti ha ripagato con la stessa moneta, Rosa. Ti vai a ficcare nei pasticci da sola e poi non sai più come uscirne, vero? Sembrava un tipo distinto, così serio, con la puzza sotto al naso. No. Non ti va più di giocare? Sì, sì, certo. Non credo che mi raggiungerai, quello è un tiro piuttosto difficile. Hai segnato? Sì, ecco. E adesso tocca a te, vai. Però ricordati che ci vuole spirito quando si perde. Con questi sei a 120. Pensi di ritornarci? No, può darsi che quando avrò più soldi mi iscriverò a un'altra scuola, ma lì non ci torno davvero. Allora, Diego, finiamo questa partita e torniamo a casa. Isaia mi sta aspettando per parlarmi. Dammi retta, Rosa. Quel tipo è molto pericoloso. So che a te piace giocare alla donna forte e matura, ma in confronto a lui sei più in difesa di un lattante. Non scocciarmi, Diego. Anche se non lo sai, mi ha aiutata moltissime volte. E inoltre non posso trattarlo male. Gli devo dei soldi. Ah, beh. E per questo ti ha proposto quell'affare, non è vero?
Già, è chiaro. Vuole coinvolgerti in modo tale che non potrai più uscirne. No, il fatto è che gli uomini sono insopportabili, capito? Si credono degli dèi, gli esseri più intelligenti del mondo. No, Rosa, non partire per la tangente come al solito, ok? Non farmi una conferenza sul femminismo. Ah, smettila. Non prendertela così, su. Forza, sorridi. Lascia stare. Ciao, Africa, come stai? Togliti dalle scatole. Mantenuto. Ma smettila. E non chiamarmi più Africa, hai capito? Come se tu fossi svedese. Disgraziato, mi hai piantata in asso per uscire insieme a questa ex carcerata. Ma è chiaro, lei è bionda. Senti, piccola, io sarò anche un'ex carcerata, ma non sono una poveretta come te che corre dietro agli uomini dicendo un sacco di sciocchezze. No, non fare sciocchezze. La verità ascolta. Hai voglia di litigare? Bene, vieni qui. Ti accorgerai chi è in escrusta. Per favore, state tranquilli. Ma che vi sta succedendo? Io sono tranquillissima, è lei che sta male. Male? Male starai tu, vedrai. Aspetta solo che riesca a metterti le mani addosso. Ehi, vuoi sapere una cosa? Mi hanno messo dentro perché avevo fatto a pezzi una negra come te. Io ti... Su, da brava Rosa, vattene. Io rimango un pochino. Io ti strozzo. Ah, Diego, le tue amicizie peggiorano di giorno in giorno. Calmati. Che ti succede? Accidenti, vuoi dirmi che ti ha fatto? Dai, su, adesso andiamo a prendere un caffè insieme, lasciami, ok? Lasciami stare, sai. Insomma, vuoi smetterla? Calmati. Ma non l'hai sentito che cosa mi ha detto quella cagna? Sì, va bene, ma adesso basta, stai buona. E non è solo nella letteratura latinoamericana che troviamo la costante dell'amore. Anche la letteratura universale ci offre una varietà molto ampia di situazioni e di interpretazioni riguardanti l'argomento. Perché l'amore è una delle grandi forze che motivano e stimolano la capacità dell'uomo. Per esempio, la maggioranza dei drammaturghi, dei poeti, romanzieri di qualunque tipo, questi ultimi soprattutto, hanno sempre sentito dei fortissimi richiami rispetto a questo sentimento e rispetto alla presa di coscienza della sua esistenza. Alcuni hanno addirittura usato immagini che danno all'amore una luminosità superiore a quella del sole, come nel caso di Shakespeare, William Shakespeare, che in Romeo e Giulietta così scrive: «Dammi il mio Romeo, e allorché egli morrà, prendilo, fa del suo corpo minutissime stelle che renderanno il volto del firmamento così luminoso che tutti gli uomini si innamoreranno della notte e nessuno più idolatrerà lo splendore del sole». Sono versi meravigliosi, vero? Bene, per oggi abbiamo finito, ragazzi. Senti, ti accompagno io. Potete andare. Buonanotte. Buonanotte. Ci vediamo domani. Prego. Lidia, volevo parlarti un attimo. Mi dica, professore. Come mai Rosa non è venuta? È ammalata? Beh, quello che succede è... Non so se è il caso di dirglielo, professore, ma dopo quello che è accaduto si sente molto imbarazzata, capisce? Insomma, non ha più il coraggio di farsi vedere qui. Accidenti, non è stato niente di così importante. È stato come, non so, darsi la mano. Come un semplice e stupido gioco. Uno scherzo al quale ho risposto nello stesso sciocco modo, ma non pensavo che fosse così grave da non voler tornare. No? Rosa ha deciso di non frequentare più la scuola. E il motivo lei dovrebbe capirlo bene. In fondo, la colpa è anche sua. Non doveva lasciarsi trascinare. Inoltre, non deve dimenticare che è una ragazza inesperta in molte cose. E cerchi di capirla, professore. Ecco, io non avrei mai creduto che la prendesse in questa maniera. Non avevo nessuna intenzione di offenderla. Beh, se l'ha presa così male, evidentemente devo chiederle scusa. Sì, è quello che devo fare. Chiederle scusa. Per favore, dimmi dove abita. Ci vado immediatamente. Ma insomma, figlia mia, dimentica quello che è successo. Ma come faccio a dimenticarlo, mamma? Quella negra mi ha rinfacciato che sono stata in prigione. Va bene, figliola, e tu non farci caso. L'ha detto per provocarti. Solamente per provocarmi? No, mamma, no, l'ha fatto per ferirmi. Le cose stanno così, lo so, lei me lo dice, ma tutti gli altri lo pensano. Guarda, sta arrivando l'ex carcerata. Sono sicura che tutti pensano questo di me. Ma no, non è vero.
Ma credi veramente che io non me ne renda conto? Non me lo dicono, però lo pensano. Il parroco, il portiere, il panettiere, tutta la città. E tu non dargli... Mi scrutano, stanno lì a fissarmi per scoprire qual è stato il mio errore. Come se ce l'avessi scritta qui, sulla faccia. Va bene, cara. Ma è un fatto recente, cerca di capire. Però sta a te togliere queste idee dalla testa della gente. Si renderanno conto che è un errore, chiunque può commetterlo. E che non per questo devono rinfacciarlo per tutta la vita. È come un marchio. È così, ho un marchio impresso sulla fronte, dove c'è scritto a caratteri cubitali: io sono stata in prigione. Ora basta, Rosa, smettila, non voglio più parlare di queste cose. Nemmeno una parola di più. La porta. Hanno suonato. Sì, sì, hanno suonato, apri. Ci vado solo perché ti sei arrabbiata oggi e non voglio più litigare. Sono stanca. Ah. Buonasera. Entra, Isaia, entra. Rosa ti sta aspettando. Alessandro, a che ora finisce le lezioni? Alle 10. Strano, dovrebbe essere già qui. Beh, allora beviamoci un altro aperitivo. Mi dispiace, devi avere molta fame, vero? Ah, non preoccuparti per me. Volevo presentarti anche mio padre, ma aveva un altro impegno. Per favore, Rosalia, non ti giustificare, non ce n'è bisogno. Telefono a scuola, così sapremo che è successo. È una buona idea. Vedrai che sta terminando la lezione, non essere così nervosa. Pronto? Buonasera. Il professor Alessandro Marquez. La fidanzata. Non capisco. In genere finisce le sue lezioni e viene qui da me. Pronto? Molte grazie. Allora, che ti hanno detto? Che non c'era più nessuno. Che gli sarà successo? Ma chissà. Me ne versi un altro. Grazie. Però ti giuro che se Alessandro non viene io l'ammazzo. Giuro che l'ammazzo. Eppure ti è successo qualcosa? Ti vedo troppo arrabbiata. Avanti, dimmelo. Lo sai che con me puoi confidarti, no? No, no, niente. Una stupida discussione con una ragazza del quartiere. Ascolta, andiamo a fare una passeggiata in macchina e così ti tranquillizzi. E non pensi più ai problemi, eh? No, no. E perché, Rosa? E così mi fai pensare che non hai nessuna fiducia in me. Se vuoi possiamo portare anche tua madre. No, no, lascia stare. Non voglio uscire. Non sono dell'umore per farlo. Va bene, ok. Allora dimmi, che cosa hai deciso? Accetterai il lavoro o no? Ma prima che tu mi risponda, voglio dirti che è tutto molto serio e molto decente. Devi solo indossare vestiti da giorno, da cocktail e da sera. D'accordo, accetto. Ah, è stupendo. Allora devi andare a provarti i vestiti. Beh, io non so com'è esattamente la cosa, però credo che debbano sapere qual è la tua taglia ed eventualmente adattarli alla tua misura, così che cadano perfetti. Va bene. E con chi parlo della paga? Ma con lei, naturalmente. Guarda, Rosa, io sto facendo un favore a lei perché ha bisogno di modelle e a te perché hai bisogno di distrazioni, di un lavoretto e di un po' di soldi. Mm. Ci andiamo domani? Sì, certo. Io domani vengo a prenderti per farti conoscere Curaçao. L'ultima volta che sono stata a New York, sono andata da Calvin Klein. Ho visto la sua collezione e sono rimasta a bocca aperta. Ha dei vestiti di pelle che sembrano come seta, sono una meraviglia. Non appena mi arriverà il campionario, ti chiamerò per provarli. Oh sì, Curaçao, mi fa impazzire Calvin Klein per la notte. Per il giorno preferisco Bill Blass. E Oscar della Renta non ti piace? Semplicemente stupendo. Ah, guarda, sono divini a me. Se mi permette, signorina. Sì? Vorrei sapere quando posso servire la cena. Subito, siamo terribilmente affamate. Bene. Rosalia, cerca di calmarti. Gli sarà successo qualcosa. Da quello che so, Alessandro è un tipo molto formale, no? Sì. Se tu fossi innamorata di Isaia, saresti morta dalla rabbia già da anni. Il fatto è che non sopporto che mi faccia aspettare così. Se gli è successo qualcosa, perché non mi chiama? Anche forse non lo sai, ma gli uomini sono tutti uguali. Non si rendono conto che in fondo noi ci preoccupiamo molto di più per paura che sia successo un incidente che per gelosia. Sì, sì, certo. Ma io sono sicura che è con quell'alunna che l'ha baciato. Beh, allora se è per domani, mi sembra che puoi anche andartene. Ma insomma, Rosa, mi stai praticamente buttando fuori casa. È molto tardi, Isaia, io domani mi devo alzare presto. Ma sono venuto per parlarti anche di un'altra cosa. Di cosa?
Beh, riguardano i due. Mi dispiace, ma noi non abbiamo niente in comune, eccetto un debito che ti pagherò presto, d'accordo? Dai, non essere così scontrosa. Tu non sei affatto stupida. Sai benissimo che mi piaci. Mi sei piaciuta fin dal primo momento che ti ho vista. Fermati un momento e finiamo subito questa discussione. Ma per quale motivo? Io sento la necessità di dirtelo. Tu sai bene che tutto quello che ho fatto per te è perché mi piaci. Te l'ho detto. Inoltre tu sei l'unica donna per cui sento qualcosa di più che... Bene. Tu hai capito, vero? No, per favore, Isaia, lasciamo perdere. Non voglio sentirti più. Ti prego, ascoltami, Rosa. Te lo giuro, io ti amo. Non sono uno che parla tanto per parlare. È la verità. Finiscila. Io ti amo veramente, dal primo momento che ti ho vista. Ti ho vista e ho giurato a me stesso che ti avrei conquistata. Ma no. Che ti avrei fatta innamorare di me, capisci? No, ma scansati, per favore, lasciami pace. Ma è proprio pace. Per questo che ti ho pagato l'avvocato. Per farti uscire da lì, Rosa. Perché tu fossi libera di sfruttare in pieno la tua gioventù. Non te ne rendi conto, Rosa. Per favore, credimi, io ti amo. Io sono follemente innamorato di te e tu non puoi...